Il profeta Eliseo è continuatore della grande opera di Elia. È uno dei personaggi antichi più significativi per l'organizzazione dell'ambiente profetico. Il profetismo biblico è una realtà difficile da inquadrare e catalogare. Ha molte caratteristiche differenti. Chiamiamo profeta il vecchio Samuele, che era il capo del villaggio. Chiamiamo profeta Nathan, che è il consigliere di corte di Davide. Chiamiamo profeta Elia, che è un solitario che compare improvvisamente e scompare di nuovo. Chiamiamo profeta Eliseo, che è l'organizzatore di autentiche confraternite. Le chiamano figli dei profeti, quasi interi villaggi, probabilmente di tradizione levitica, legati alle tradizioni di Mosè, sono custodi e trasmettitori di quelle antiche dottrine, custodi fedeli di un patrimonio religioso che viene dall'antichità. È interessante come solo di Elia e di Eliseo nell'Antico Testamento si narrino miracoli. A parte i segni compiuti da Mosè contro il Faraone, di Elia e di Eliseo si narrano miracoli di benefici nei confronti di persone. Elia moltiplica la farina per la vedova generosa, risuscita un morto, apre le acque del fiume. Anche Eliseo moltiplica i pani, risuscita un morto, guarisce un lebroso. Gesù nella sinagoga di Nazareth, secondo il racconto dell'Evangelista Luca, fa riferimento proprio a questi due personaggi, suscitando l'ira dei suoi concittadini. Dice che c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, ma a nessuna di esse fu mandato il profeta se non ad una vedova di Sarepta di Sidone. C'erano molti lebrosi in Israele al tempo di Eliseo ma nessuno di essi fu mondato se non Naaman il Siro. Leggiamo allora questo racconto a cui è dedicato tutto il capitolo 5 del secondo libro dei re. Un episodio molto interessante, narrato in modo sapiente e artistico per comunicare una formazione teologica agli ascoltatori e ai futuri lettori. È la storia di un generale straniero. Abbiamo parlato in una conversazione precedente della guerra di Acab contro Aram. Naaman era un generale di Aram, gli aramei sono gli abitanti di quella che noi oggi chiamiamo Siria, la zona di Damasco. E sono i nemici naturali perché i confinanti verso nord-est del regno di Israele. Questo generale aveva fatto spedizioni contro Israele con rapine, saccheggi e anche furto di persone. Andavano a caccia di giovani per ridurli in schiavitù. E avere manovalanza gratuita. Una giovane ragazza era stata rapita durante una di queste spedizioni degli aramei ed era diventata la serva della moglie di questo generale Nahaman, il quale era lebroso. Il termine lebra. È molto generico per indicare qualche grave malattia della pelle. La storia inizia proprio a causa di questa piccola, cioè una povera ragazza prigioniera e schiava, socialmente insignificante. È lei che dà inizio a tutta la storia. Disse alla sua padrona, oh se il mio Signore potesse presentarsi al profeta che è in Samaria, certo lo libererebbe dalla sua lebbra. Trasmette una conoscenza che ha, c'è un profeta in Samaria che ha dei poteri straordinari. Se il mio signore Naaman si presentasse da lui, sicuramente sarebbe guarito. Avendo tentato già di tutto senza successo, il generale Naaman prova anche questa. Andò a riferire al re, la ragazza che proviene dalla terra di Israele ha detto così e così. Il re di Aram gli disse, e vaci, anzi, ti darò una lettera per il re di Israele. Partì dunque, prendendo con sé dieci talenti d'argento, seimila sicli d'oro e dieci mute di abiti. Carica un tesoro per poter pagare questo beneficio che spera di ottenere. Portò la lettera al re di Israele. In questo caso c'è un contatto diplomatico non bellicoso. Un generale si presenta alla corte del re nemico con una lettera del proprio re. In questa lettera si diceva: Orbene, insieme con questa lettera ho mandato da te Naaman, mio ministro, perché tu lo liberi dalla sua lebbra. Letta la lettera, il re di Israele si stracciò le vesti, dicendo: Sono forse Dio per dare la vita o la morte perché costui mi mandi un uomo da liberare dalla lebbra? Riconoscete e vedete che egli evidentemente cerca pretesti contro di me. Se un re avversario mi manda un suo generale da curare, è chiaro che sta cercando un pretesto per farmi guerra. Io come faccio a guarirlo? Io non posso. Riflettiamo. Quella giovane ragazza schiava sapeva che c'è un profeta in Samaria capace di liberare dalla lebra. Il re di Israele che abita in Samaria invece non lo sa e ritiene di essere lui incaricato di questo. Come faccio io? Sono forse Dio? Ha il senso del limite perlomeno. Riconosce di non essere Dio, ma non riconosce che un altro fuori di sé possa avere il potere che lui non ha. I piccoli... Lo riconoscono i grandi no. Quando Eliseo, uomo di Dio, seppe che il re di Israele si era stracciate le vesti, mandò a dire al re, perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga da me e saprà che c'è un profeta in Israele. Naaman arrivò con i suoi cavalli, con il suo carro e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Il profeta vive in campagna, in una casupola. Arriva a questo corteo fatto di carri, di cavalli, carichi di doni, quindi soldati, portatori, una folla di stranieri. Eliseo non esce nemmeno di casa, altro che alzarsi in piedi e accogliere con tutte le riverenze questo illustre personaggio straniero. Lo ha mandato a chiamare, si è assunto l'onere di curarlo, ma non esce nemmeno di casa. Gli mandò un messaggero per dirgli, va, bagnati sette volte nel Giordano, il tuo corpo ti ritornerà sano e sarai purificato. Lo manda a fare il bagno nel Giordano. Naaman si sdegnò, non si sente trattato con reverenza. Se ne andò dicendo, ecco. Io pensavo, certo verrà fuori e stando in piedi invocherà il nome del Signore suo Dio, agiterà la sua mano verso la parte malata e toglierà la lebra. Forse l'Abanà e il Parpar, fiumi di Damasco, non sono migliori di tutte le acque di Israele. Non potrai bagnarmi in quelle per purificarmi? Si voltò e se ne partì adirato. Qual è il problema di Naaman? Ha in testa uno schema religioso, che è uno schema magico. Lui aveva in testa quello che il profeta avrebbe dovuto fare. Come il re Acab voleva che i profeti dicessero quello che pensava lui, così Naaman vuole che il profeta faccia quei gesti, quei riti che lui si aspetta. È nazionalista. I fiumi di Damasco sono più belli del Giordano, ma per definizione il fiume di casa mia è più bello di quello di casa tua. E con tutti i bagni che ho fatto non mi sono serviti a niente. Per guarire devo venire a fare un bagno nel Giordano. Io pensavo, io mi aspettavo, io mi aspettavo dei riti magici. E quello mi propone come soluzione di fare un bagno. Se ne va arrabbiato. La storia potrebbe essere finita. Se non ci fosse qualcuno che interviene interviene a cambiare la direzione della vicenda? Gli si avvicinarono i suoi servi e gli dissero, Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una gran cosa, non l'avresti forse eseguita? E tanto più ora che ti ha detto bagnati e sarai purificato. Sono di nuovo i piccoli che salvano la situazione. È proprio la mentalità del piccolo debole che riesce ad andare al di là dello schema prepotente del forte. Se ti avesse chiesto delle opere straordinarie, ti saresti impegnato per farle. Ti ha chiesto una cosa da poco. Fai quello che ti ha chiesto. In fondo che cosa gli dicono i servi? Fidati. Sei venuto fin qui, ti sei fidato di quella ragazza schiava? Adesso hai trovato il profeta e fidati di quello che ti dice. È una storia semplice ma raccontata con la sapienza educatrice di questi profeti che vogliono formare le nuove generazioni. Fidatevi dei profeti, ascoltateli, vi chiedono delle cose semplici, fate quelle cose semplici che vi chiedono. Naaman ascolta i servi come aveva ascoltato la giovane ancella. Allora scese e si immerse nel Giordano sette volte, secondo la parola dell'uomo di Dio. E il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo. Egli era purificato, è guarito, è ritornato giovane. Questa immagine è molto importante, ha fatto storia. È stata riletta nella tradizione cristiana come una immagine tipologica del battesimo. La guarigione di Naaman il Siro è una storia riletta in chiave battesimale. L'immersione nel Giordano purifica, guarisce. Non perché è l'acqua del Giordano, ma perché è la fiducia alla parola di Dio. Ed è la parola del profeta, mediatore di Dio, che offre questa grazia del rinnovamento, della purificazione, della guarigione. Gesù quando inizia il ministero nella sinagoga di Nazareth, richiamando l'opera di Elia, ospitato da una donna generosa straniera, evoca Eliseo che guarisce un lebroso straniero che si fida, sta utilizzando queste antiche storie per presentare la propria missione una apertura al di là dei confini di Israele. E Gesù andrà oltre, senza uscire dalla terra di Israele, offrirà la possibilità di salvezza a tutti i popoli e farà notare che anche nell'Antico Testamento c'era questa apertura, questa possibilità di salvezza per gli altri, anzi i profeti erano proprio coloro che testimoniavano, garantivano, mostravano in atto una apertura salvifica. Naaman, generale straniero, quindi per definizione un cattivo, è uno che aveva fatto guerra a Israele, non viene mica detto che se lo meritava, non viene mica detto che fosse un sant'uomo, un bravo uomo, che ha ottenuto un miracolo perché era veramente devoto. Era straniero, era generale, aveva fatto tanto male in Israele. Non viene guarito perché è buono. È un racconto provocatorio. E i vari particolari devono essere presi con attenzione dal lettore. I vari atteggiamenti delle persone devono essere considerati perché sono proprio quelle particolarità che educano il lettore. Ma non è finita. Una volta che si trova guarito, Naaman diventa entusiasta, tornò con tutto il seguito dall'uomo di Dio, entrò e stette davanti a lui dicendo, ecco, ora so che non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele. Adesso accetta un dono dal tuo servo. Si sì, era portato dietro una carovana di oggetti preziosi. Eliseo rimane in casa seduto. È il generale Naaman che fa la strada di ritorno, entra in casa e lui sta in piedi. Fa la sua professione di fede nell'unico Dio e propone di dargli un grande regalo in qualche modo vorrebbe pagare la guarigione. È come se fosse andato da un grande medico specialistico. È riuscito a fare quello che nessun altro medico era riuscito a compiere e quindi si sente in dovere di riconoscenza. Ma Eliseo gli dice per la vita del Signore alla cui presenza io sto, non la prenderò, l'altro, se no, sia permesso almeno al tuo servo di caricare qui tanta terra quanta ne porta una coppia di muli, perché il tuo servo non intende compiere più un olocausto o un sacrificio ad altri dei, ma solo al Signore. Chiede una grazia. Se non può dare regali, vorrebbe portarsi via un po' di terra santa. E gli antichi ritenevano che le divinità si potessero adorare solo nella terra di cui erano sovrane. Il Dio di Israele si può adorare nella terra di Israele. E Naaman si è convertito al, re di, al Dio di Israele. E quindi vorrebbe farsi un campicello santo, portarsi a casa delle ceste di terra in modo tale da crearsi un ambiente come se fosse terra santa. E lì si impegna a pregare il Signore Yahvé, Dio di Israele, e chiede scusa se eh, sarà tenuto proprio per il protocollo regale a partecipare ai culti della religione cananea di Damasco dovrà entrare nel tempio di Rimmon e dovrà adattarsi, ma lo farà solo per convenienza politica. Dora in poi avrà come unico Dio il Signore. Il profeta lo congeda, va in pace, partì da lui e fece un bel tratto di strada. Non è ancora finita. Compare un altro personaggio, Giezzi, servo di Eliseo, che non è in sintonia con il suo padrone. Anzi, diventa emblematico il suo atteggiamento per mostrare come qualche uomo di religione ne approfitti e usi l'autorità dell'ambiente in cui si trova per i propri interessi. Ghiezzi, servo di Eliseo, disse fra sé, ecco, il mio Signore ha rinunciato a prendere dalla mano di questo Arameo ciò che gli aveva portato per la vita del Signore. Gli correrò dietro e prenderò qualche cosa da lui. Se Eliseo non vuole niente, io... Come suo servo posso guadagnarci qualcosa e allora mette in atto il suo piano, corre dietro Naman, lo raggiunge, quello è ben disposto, lo riconosce come servo del suo guaritore. Ferma il carro, gli chiede: Tutto bene? Tutto bene? Il mio padrone mi ha mandato a dirti che ci ha ripensato e lì per lì ti aveva detto che non voleva niente, però sai. Eh, sono arrivati eh, poco fa da me due giovani dalle montagne di Efraim da parte dei figli dei profeti e eh, eh, avrebbero bisogno almeno di due talenti d'argento e due muti d'abito. Cioè proprio non tutto quello che hai portato, almeno qualcosa, una tangente per me ci vorrebbe. Eh. No ma non batte ciglio, è meglio che tu ne prenda di più di quelli che mi hai chiesto e insistette con lui. Gli diede quello che gli aveva chiesto, anzi gliene diede di più, e Giezzi tornò indietro tutto contento. Giunto alla collina, prese il tutto, lo depose in casa, ben di nascosto, perché Eliseo non se ne accorgesse, perché probabilmente pensava che non sarebbe stato dell'avviso. Poi andò a presentarsi al suo signore. Eliseo gli domandò: Giezzi, da dove vieni? Oh, il tuo servo non è andato da nessuna parte. Egli disse, non era forse presente in spirito? Io stesso ero presente in spirito quando quell'uomo si voltò dal suo carro per venirti incontro. Era forse il tempo di accettare denaro e di accettare abiti, oliveti, vigne, bestiame, schiavi e schiave? Era il caso di usare la religione per guadagnarci? La lebra di Naman si attaccherà a te e alla tua discendenza. Ghezzi uscì da lui lebroso, bianco come la neve. Lo straniero che si è fidato guarisce. Il servo del profeta che è lì vicino, che vive nell'ambiente religioso ma fa di testa sua ed è disobbediente, diventa lebroso. E questi antichi narratori vogliono insegnarci ad ascoltare sul serio la parola dei profeti.